Tanti ricordi, la storia del Pescara. Stefano Rebonato, grazie, intanto un piacere, grazie, rivederti. Grazie a voi, gentilissimi. Gentilissimi, è dovere ed è un piacere, soprattutto perché tra l'altro da queste parti non ti rivedevi da ben 32 anni. 32 anni che non venivo a Pescara, l'avevo promesso ai miei figli e finalmente ci sono riuscito a portarli a Pescara insieme a mia moglie, a rivivere i nostri momenti belli, no? Dove abitavamo, dove abbiamo fatto le prodezze a Pescara, siamo andati a fotografare lo stadio, mio figlio ha fotografato lo stadio, è stato un bel ricordo. Tanti brividi, no? Quando ti sei avvicinato all'Adriatico, che adesso si chiama Adriatico Giovanni Cornacchi. Sì. Appunto, Pescara è cambiatissima, nel meglio, perché è veramente diventata una bellissima città. Io ci ho lasciato il cuore, la mia famiglia ha lasciato il cuore, soprattutto mia moglie, mio figlio Filippo, che è uno dei tre che non c'è perché è papà, perciò ha dovuto rimanere a Verona. Però diciamo che rivivere lo stadio, rivivere quei momenti e sapere che 100 metri più dentro facevo certe prodezze oppure vincevamo delle partite importantissime e siamo riusciti a portare una città, una regione intera allo stadio quasi. Sei stato 3 anni a Pescara, è chiaro che la stagione irripetibile è quella dell'86-87, perché il Pescara, lo ricordiamo, doveva fare la C, poi a spese del Palermo ha fatto la B, con un manipolo di giovanotti, di ragazzini, allenatore Giovanni Galeone, che era sconosciuto anche lui. Sì, Giovanni Galeone era sconosciuto, parecchi giocatori erano sconosciutissimi, a parte quei 5 calcisticamente vecchi, diciamo io, Bosco, Ciarlantini, Gasperini e non mi ricordo... C'era Loseto. Loseto, ecco, Onofrio. Perciò eravamo i 5 calcisticamente più vecchi. Poi sono arrivati tutti i ragazzi, tipo Gaudenzi, Berlinghieri, Bergodi, Benini, Pagano, tutta gente sconosciuta e in più si erano inseriti i tipi Camplone, Gatta, Di Cara, gente della città, gente che giocava nel settore giovanile e siamo riusciti a portare veramente a fare un grandissimo bel gioco. Siamo partiti da zero perché ricordo che siamo andati in ritiro con le proprie macchine perché la società era un po' in difficoltà e non ci permetteva di avere un pullman a disposizione, perciò siamo partiti da zero e siamo riusciti a fare un'impresa incredibile. Mi racconti un aneddoto che ti sta particolarmente a cuore? Allora, una lettera al cuore, uno così, che Galeone era un tipo scaramantico, numero 11 gli portava sfortuna e noi giocavamo a Bologna l'11 novembre, l'11 dell'11 e per un errore in schedina eravamo anche alla casella numero 11 e in ritiro alla sera lui ci voleva sempre i 5 più vecchi andare a fare 2 passi con lui e Gasperini ricordo che gli diceva mister domani è l'11 novembre e lui disse beh domani tanto non giochiamo, non giochiamo, com'è possibile giocare? Alla mattina dopo ci siamo alzati dal letto per fare colazione, c'era 1 metro di neve e quindi... la partita è stata rinviata e poi l'abbiamo recuperata, abbiamo vinto a Bologna 1-0. Un grandissimo gol sulla volata, grazie alla volata anche di Ronzani. Che sinistro, Lì ci ho creduto io più forse più di Ronzani perché sapevo che Ronzani col sinistro forse saliva sull'autobus e ho detto se la deve mettere in mezzo la mette forse solamente in quel posto lì, io ci ho creduto, ci sono andato e sono riuscito a calciare e metterla alle spalle di Zinetti che a fine partita è venuto in spogliatoio a congratularsi, a dirmi io non so come hai fatto a fare gol in quella maniera perché è stato impossibile, ancora adesso non ci credo. Il difensore del Bologna dell'epoca era Renato Villa, il mitico Villa. Infatti anche Villa stesso mi ha detto io ho fermato tanta gente per fare gol ma un gol così non me lo sogno ancora. Facendo così un excursus di quel campionato, secondo me una delle partite simbolo è stata la gara interna con la Lazio, perché eravamo all'inizio del campionato, la Lazio che partiva da una maxi penalizzazione, 9 però era punti. Era una delle favoritissime per vincere il campionato. Però mi ricordo che lì si è accese proprio l'entusiasmo. Lì è partito forse dall'entusiasmo che Galeone durante la settimana stavamo parlando con la società per i premi partita e la società ci disse che premi partita non ce n'erano e addirittura il presidente Marinelli ci disse se volete io firmo anche un assegno in bianco per un premio promozione, dove noi non ci credevamo giustamente, e Galeone disse vabbè non ci sono premi partita, invece di andare in ritiro alle spese della società mando i ragazzi a casa e ci vediamo a luna al campo, una cosa un po' impensabile, attuale anche.
e ci siamo trovati a Luna al Campo, abbiamo messo sotto la Lazio, abbiamo fatto una grandissima partita, lì abbiamo capito che veramente il gruppo c'era e dalla partita successiva c'è stato un filotto di partite positive e siamo riusciti a mettersi davanti alla classifica e a vincere questo campionato. Sì, da quella partita avete trascinato davvero l'intera tifoseria biancazzurra, perché quella era una squadra che giocava un grande calcio, no? Un calcio brillante, un calcio sbarazzino. Nella parte finale del campionato perdeste in casa col Modena, sì. 1-2, doppietta di frutti, il tuo 21esimo gol. Abbiamo giocato anche assieme nella Cremonese, e gli ho detto: mi hai fatto un brutto scherzo, Sauro, perché abbiamo giocato un anno assieme a Cremona. Però... E avete avuto un po' di paura? Ma quando perdi in casa dopo aver fatto tanti risultati positivi, ma io ricordo che Onofrio Losetto negli spogliatoi a fine gara si alzò in piedi, i ragazzi erano molto tristi tutti quanti, si alzò in piedi e ha detto: guardate che non solo è un incidente di percorso, la vinciamo la domenica dopo quella partita, perché come abbiamo vinto partite importanti vinciamo anche le prossime, e infatti abbiamo vinto tutte quante, dopo più o meno quasi tutte siamo riusciti a vincere il campionato. Sì, mi ricordo che poi ci fu una duplice trasferta 2-0 contro Messina e Pisa, quello era un momento delicato del campionato, siete riusciti a reagire alla sì, grande, no? Perché allora il pareggio era importantissimo, quei due punti era veramente importante. Siamo riusciti a fare due risultati positivi con due squadre dove c'era il Messina di Scoglio, che c'era anche un certo Schillacci che giocava nel Messina, il Pisa era una delle favorite, difatti arrivò primi insieme a noi, dopo per i scontri diretti in classifica siamo diventati noi primi, e perciò siamo riusciti a venire fuori indenni da queste due trasferte e siamo riusciti a portare a casa veramente un campionato strepitoso. Hai citato prima la perla di Bologna, la tripletta per esempio col Vicenza da Veronese Doc, insomma tanta roba, però direi anche il gran gol a San Benedetto del Tronto. Lì ci passi il pallone a Berlinghieri o mi sbaglio? Lì passò il Berlinghieri, no, gli passi proprio il pallone a Berlinghieri, perché Berlinghieri se non si fermava addirittura gli staccavo la gamba, e ho detto io... Quelli ci tenevo tantissimo a fare quel 20esimo gol perché c'era un premio personale per me. In più era da un periodo che non riuscivo a fare questo 20esimo gol, che era una tappa importante, e poi vincere a San Benedetto, tanta roba insomma per la tifosa pescarese, penso che sia importantissimo. C'è un giocatore dell'era moderna che assomiglia per caratteristiche a Stefano Rebonato? Non so se ci sia uno da tempo, però mi sembra che Immobile sia più o meno un grandissimo attaccante, ha vinto il campionato, il capocannoniere a Pescara, perciò forse Pescara per i capocannonieri porta bene. Infatti, poi la Padula. Insomma. Appunto, è una piazza, per l'attaccante è una piazza importante. Sì, tra l'altro tu saresti stato perfetto nell'era moderna come attaccante, perché tu già prima attaccavi molto bene la profondità, sì, bravissimo appunto, in area di rigore. Insomma. Sì, appunto, io ci credevo perché giocavo veramente, io giocavo negli ultimi 15 metri, 20 metri, perché sapevo che con le ali che ci avevamo, e anche adesso le fasce vengono sfruttate molto, per un attaccante importante. Tantissimo. Senti, il primo impatto con Galeone? È stato buono, nel senso che noi non lo conoscevamo, lui non ci conosceva noi, per lui veniva dalla SPA, dalla primavera della SPA, perciò era difficile mettere insieme questo mosaico, queste cose. Però Galeone disse: ragazzi, io gioco per vincere, io gioco per sfruttare le caratteristiche di ognuno, e ci riuscì, perché tutti quanti hanno dato il meglio di loro stessi. Quindi diciamo che lui è riuscito ad entrare soprattutto nella testa, no? Sì, no, ma ci ha messo chiaro di suo dal punto di vista tecnico. Era uno che sdrammatizzava tutto, era importante, perché ogni sconfitta, quelle poche che allora avevamo fatto, lui le sdrammatizzava tutte, perciò era capace di dire: ragazzi, la partita che dobbiamo affrontare dopo, quella che abbiamo fatto è andata, vinta o persa che sia, c'è quella dopo da affrontare. Assolutamente. Poi sei andato alla Fiorentina, vabbè, insomma c'erano esigenze dal punto di vista finanziario importanti e impellenti per la società, non saresti mai voluto andare via? No, io lo sapevo, io volevo, non volevo assolutamente andare via, dopo per esigenze, come hai detto, c'era questa necessità di andare, scelsi Fiorentina perché avevo fatto anche un campionato di torneo di Viareggio in prestito dalla Primavera del Verona, perciò era una piazza che per me, poi giocare con Baggio, Diaz, gente ad alti livelli, era importantissimo, anche qualsiasi altra squadra, perché in Serie A, però il mio scopo, la mia volontà era giocare in Serie A col Pescara, non ci sono riuscito, peccato. Nessun rimpianto a parte questo? Nessun altro rimpianto? No, perché d'altronde è un giocatore, deve fare delle scelte buone o
cattive che siano, però la soddisfazione mia era giocare un anno nel Pescara in Serie A, però lo vedo giocare in Serie A, spero che ci torni quest'anno. Sei rimasto comunque in contatto con i tuoi ex compagni di squadra del Pescara? Sì, ho sentito Gasperini, ho sentito Gaudenzi, ho sentito Bosco, ho sentito Primo Berlingheni, Ronzani, ci siamo rivisti dopo Pescara, 3-4 anni dopo abbiamo giocato assieme anche a Mantova, perciò con qualcuno l'ho perso un po' di vista, però forse in qualche maniera, in altro periodo ci ritroveremo sicuramente. Il calcio attuale è distante anni luce da quello che giocavate voi, no? Meglio o peggio? Ma adesso ci sono tanti interessi che sono... che il calcio di allora era improponibile, perché un giocatore adesso viene valutato 100 milioni come fosse niente, e adesso è tutta una questione fisica, adesso se non stai bene fisicamente fai fatica a giocare, una volta forse riuscivi anche a giocare anche se avevi qualche malanno, adesso se non stai bene proprio fisicamente fai una fatica tremenda. Quindi è cambiato tutto, insomma, dal punto di vista proprio dell'atletismo, che prevale sulla tecnica, magari si insegnano meno i fondamentali rispetto a una volta. Adesso ti preparano solo fisicamente, adesso il ragazzino tecnicamente magari non sa giocare, non sa stoppare la palla, però l'importante è che corra, che abbia fiato, che abbia fisico, e allora soccombe tutte le altre cose. Abbiamo parlato di Galeone, ma c'era anche il presidente dell'epoca, Panfilo De Leonardi, con Vincenzo Marinelli. C'era Manni, direttore sportivo, Alberti, direttore sportivo, che si davano una mano uno con l'altro. Lo stesso Edmondo Prosper. Edmondo Prosper, Antonio Seconda, e dopo per citare Fernando il magazziniere, che c'era la famosa polverina nelle scarpe mie per fare gol. Che era solo Borotà che metteva prima delle partite e mi diceva sempre: tu fai riscaldamento con le scarpe da tennis, che Dio ti prepari i scarpini con la polverina magica. Era solo che Borotalco, però ha portato benissimo. Ci si crede, ci si crede sicuramente. Hai lasciato praticamente il calcio oppure ci sei ancora dentro? Sì, a livello dilettantistico do una mano a una società del mio quartiere e mi piace stare lì, in più faccio parte di una squadra onlus degli ex giocatori del Verona, che andiamo poi in giro per fare qualche partita per beneficenza. Mai pensato di intraprendere la carriera di allenatore? Ma ho perso il treno al momento per prendere il patentino, e poi quando ti tiri un po' fuori sto bene così, vado a vedere le partite. E questa è la cosa più importante. Così non c'è questo pensiero di vivere queste partite intensamente, io vado allo stadio a vedere le partite. È stato davvero un piacere rivedere, incontrare a distanza di tanti anni un grande bomber che ha fatto la storia del Pescara in quegli anni, Stefano Rebonato, però ci dobbiamo lasciare con quel coro che intonava la curva. Rebo gol, Rebo gol. Tira la bomba, tira la bomba. Ecco, perfetto. Grazie Stefano. Grazie mille di voi.